È un tema complesso, quello delle manifestazioni pubbliche, è un tema attuale, perché è sempre stato un tema sentito dove si sente effettivamente la problematica della sicurezza per le persone che utilizzano, diciamo, queste aree, questi locali per divertirsi. Quindi è ovvio che dobbiamo cercare di saperne di più, dobbiamo approfondire gli argomenti. Ripeto, è un argomento molto complesso. Risale ai tempi del 1931, quindi quando è nato il TUPS, quindi è un argomento molto antico da questo punto di vista, ma sempre attuale. E quindi è opportuno che ognuno, per le proprie competenze, cerchiamo di approfondire gli argomenti necessari per fare in modo che il servizio è, diciamo, il servizio che offre la sicurezza ai cittadini sia il migliore possibile. Anche perché è un servizio che non funziona se non fanno rete tutti gli attori presenti sul posto. Infatti questo è molto importante. Quello che è importante in questo seminario è che siamo presenti un po' tutte le autorità e gli organismi che sono preposti per la verifica delle condizioni di sicurezza di questo tipo di attività. E quindi è importante anche il confronto fra di noi e cercare di approfondire, ognuno per la nostra competenza, quando è necessario, sempre per quell'obiettivo che ci siamo posti dentro. Una curiosità, la pandemia, con prima la cultura del distanziamento e poi all'opposto la voglia di tornare, a volte anche in maniera un po' eccessiva, a fare cose, a divertirsi, ha cambiato gli scenari in un senso o nell'altro? Gli scenari sono cambiati soprattutto per la psicologia delle persone che a questo punto, usciti da quel periodo di blocco generale, hanno avuto questa voglia di ritornare a vivere. Però credo che le condizioni si sono ridimensionate, adesso sono rientrate nella normalità. Però le condizioni di sicurezza sono sempre importanti, dobbiamo sempre tenerle in considerazione per offrire questo servizio sempre migliore a favore dei cittadini.